Carissimi utenti, siamo qui collegati da Cellole, nelle immagini il vicepresidente D'Onofrio. Il Cellole in questo momento sta effettuando il riscaldamento. Ecco, vicepresidente D'Onofrio, oggi è derby qui a Cellole, il derby contro il Real Piedimonte in provincia di Caserta, prima categoria. Cosa si attende da questo derby? Mi attendo una grande partita, mi attendo che sia sport, che sia calcio vero. Noi abbiamo grande rispetto del Real Piedimonte perché sappiamo che è una squadra forte, temibile. Ma ho grande fiducia nei miei ragazzi perché sono tutte persone che hanno il senso del dovere, sono degli ottimi calciatori, hanno avuto un avvio un po' stentato, ma si stanno riprendendo. Noi abbiamo grande fiducia. Oggi si attende il pubblico delle grandi occasioni, ci sarà? Certamente il pubblico ci sarà, è un derby sentito, abbiamo voluto che fosse una festa di sport, quindi ci saranno le nostre scuole calci con circa 120 bambini, avremo forse delle maggiorette, avremo musica, insomma deve essere calcio e deve essere soprattutto divertimento. Il vostro progetto societario a che punto è in questo campionato? Noi viviamo questo campionato come una fase semplicemente transitoria. Normalmente il Cellole ha avuto un grande, grande passato e il nostro pensiero va a tutti i nostri presidenti che ci hanno preceduto, che hanno consegnato il Cellole al calcio provinciale e regionale. Quindi l'anno prossimo sono certo che se dovessimo vincerlo o se non dovessimo vincerlo, comunque noi faremo una categoria superiore. Questa è una promessa, è un impegno preso. Bene, c'è ancora tempo infatti per poter vincere questo campionato, si può arrivare anche nella zona playoff in base alle previsioni, visto anche gli acquisti del mercato di dicembre, vero? Abbiamo fatto gli ottimi acquisti, abbiamo dei grandi atleti con noi. Credere e sperare non costa nulla, però diciamo che ci sono in quest'anno in questo campionato delle signore squadre, insomma, molto accorsate, e ci sono poi delle città importanti che per anno sono rimaste fuori dal calcio e adesso vogliono ritornare, insomma, vogliono emergere, quindi credo che non sia proprio l'anno giusto per vincerlo, o perlomeno non abbiamo la follia di crederlo, però vogliamo uscirne bene e fare la nostra parte.